Esatto, Serena, buongiorno. Siamo nella centrale operativa della Croce Rossa della Lombardia, insieme ad Antonio Arosio, che è qui accanto a me. Scusate se abbiamo le mascherine, ma naturalmente, come vedete, qui ci sono tante persone e questo è un luogo operativo dove lavorano tutti gli uomini e le donne della Croce Rossa che vanno a prendere i nostri malati, le persone, sì, che chiamano, eccetera. La Croce Rossa ieri ha lanciato un appello, ieri, di ricerca di medici infermieri. Perché? Che cosa volete? Che cosa vi serve? Ce lo dica a tutti chiaramente, perché dall'Italia in questo momento può arrivare tanta collaborazione, tanta solidarietà, quindi in questo momento la richiesta principale che noi stiamo facendo è quella di medici e infermieri da destinare agli ospedali della Lombardia, in questo momento in particolare all'ospedale di Bergamo, il Papa Giovanni. Dove abbiamo visto poco fa Domenico, che è dove il nostro esattamente collega, abbiamo esatto, visto a Bergamo, poco fa le immagini. Abbiamo già raccolto una ventina tra medici e infermieri. Contiamo ovviamente di incrementare questo numero in maniera molto consistente. Allora, questo voi lo chiedete perché serve più personale, perché i casi aumentano e quindi le necessità anche in conseguenza, o perché ci sono anche fra i vostri operatori, fra i vostri volontari, e so di sì, glielo chiedo, ma so già di sì, delle persone che sono state infettate, contagiate, che sono a casa? Sì, per entrambi i motivi li stiamo chiedendo. Li stiamo chiedendo perché la richiesta il numero dei pazienti sta aumentando e quindi abbiamo bisogno di più risorse, e perché anche alcuni nostri volontari, operatori, anche qualche dipendente è rimasto contagiato ovviamente nello svolgere come il servizio. Stanno, dottore, stanno tutti bene, tranne due casi che sono particolarmente critici e che stiamo seguendo con attenzione. Sono due operatori che sono ricoverati in terapia intensiva, che stiamo monitorando. In quali ospedali? L'ospedale, se posso chiederlo, certo, naturalmente. L'ospedale di Cremona e l'ospedale di Brescia. Perché voi naturalmente siete quelli che rispondono alle prime chiamate. Noi diciamo tutte le mattine non andiamo dal medico, giustamente, se ci sentiamo male, cosa facciamo? Chiamiamo il 118, cioè la tra gli altri voi. Esatto. E sì, voi prendete e andate a casa di chi potrebbe essere. Sì, e di chi magari è già dichiarato essere positivo al coronavirus, o di chi magari scopre di esserlo successivamente al trasporto, e quindi i nostri operatori, a seconda della tipologia di intervento, utilizzano una serie di presidi, dei DPI che vengono utilizzati in questi casi. Allora, purtroppo capitano alcuni casi in cui il paziente non dichiara di essere sintomatico, ma si scopre dopo che lo sia, e quindi a questo punto tutto il personale che è venuto a contatto con questa persona deve essere sottoposto. Ma come non dichiara di essere sintomatico? Cioè dice non dice che non ho capito perché non dichiara di essere sintomatico. Sono cittadini che magari non sanno di essere contagiati, positivi, certo, perché non hanno mai sviluppato i sintomi, però sono ugualmente contagiosi. Allora, certo. Irene, ti lascio andare. E vi ringrazio davvero di cuore. Peraltro ricordo l'operatore del 118 che è purtroppo scomparso due giorni fa proprio a Bergamo, si chiamava Diego Bianco. Vai Irene, salutiamoci. Volevo soltanto dire che una cosa positiva, che stanno dalla Croce Rossa arrivando alcuni respiratori, quanti ne date alla Regione? Consegneremo a Regione tra poco 30 respiratori che saranno utili per incrementare i posti letto in terapia. Quindi sappiamo che sono dispositivi fondamentali in questo momento, per cui grazie oltre a tutto il lavoro anche per questo, grazie a voi. Per questo contributo. Grazie davvero anche ad Irene, grazie del tuo collegamento con mascherina. Io ti faccio stringere perché mi preoccupo, sono come una sorellina in questo momento. Comunque Gallera, vengo da lei. Allora,